Io sono Alvise Magni, presidente del Centro Studi Civita Novesi. Siamo qui a Cesanamacchia, in provincia Macerata, nella bellissima location del Moletto Medusa, e siamo in mezzo al porto, letteralmente tra le barche. È il 30 giugno, ringraziamo l'operatore Luca Marini per queste riprese, ringraziamo Giorgio, naturalmente Paolucci, il presidente di questa struttura che ci ospita, purtroppo Anna Maria Vecchiarelli dell'Archeo Club, eravamo insieme fino a mezz'ora fa a un'altra conferenza perché oggi c'erano delle sovrapposizioni, quindi abbiamo dovuto dividerci, che non può essere con noi, ma la bandiera è stata issata. Allora, oggi le nostre due relatrici, Eliana l'ho conosciuta oggi, invece la nostra Cristina è di vecchia data, avevamo fatto insieme un progetto sui crivelli prima del Covid, che poi però non è che era andato benissimo, anche se ci aveva tutte le premesse per decollare, per scoprire i crivelli nelle nostre zone, fra il Fermano e il Maceratese, oggi queste Marche sottosopra. È una pubblicazione che, partendo da quello che noi diciamo il Piceno, cioè la parte sud delle Marche, Ascolano e Fermano, comincia ad analizzare borgo borgo. Voi sapete, le Marche sono la regione dei 100 borghi, la regione delle piccole realtà comunali, come tante altre regioni in effetti italiane, e ognuna ha dei misteri, dei segreti, dei tesori da scoprire. Con questa guida oggi le nostre autrici sveleranno qualcosa, e poi ci sono in programma altre pubblicazioni dove copriranno anche il nostro territorio in particolare, e quindi saliranno per il Maceratese, l'Anconetano, e finiranno di fare il Pesarese, insomma si finirà tutta la nostra bella regione, che ha 230 e passa comuni. La provincia di Macerata ce n'ha 54, se non erro. Bene, non rubiamo altro tempo, e quindi con le Marche sottosopra lasciamo la parola ai nostri relatrici. Grazie. Allora, grazie Alvise, grazie a scusa, tutti voi. Scusa, per motivi di regia ci vuole che mi mettete lì. Devo metterci là, va bene. Perché sennò non riesco. Eventualmente prendete una sedia, mettete. Cioè, devi vederle, le vuoi vedere in faccia? Beh, sì, quando parlano sì, sennò voglio dire che... Sì, no, giustamente. Allora... Se ci mettiamo lì su quella panchina lì, giusto. Quando, va bene, va benissimo, ottimo. Sì, sì, ottimo. Ci mettiamo qui, senza sedie. Sì, sì, perfetto, ottimo. Ottima scelta. No, no, ma il signore può rimanere, non è che... Non è un problema. No, poverino. Avete impaurito il signore. Abbiamo impaurito. È uguale. Bene, è uguale. Okay. Ricomincio con i ringraziamenti ad Alvise, grazie a voi per averci ospitato in questa per noi insolita location, però diciamo fa un po' parte delle presentazioni di libri, no? Quando iniziamo a scrivere in qualche modo ci concentriamo sulla selezione del materiale, dei contenuti, poi noi non sappiamo dov'è che andremo a presentarlo, quindi un po' la sorpresa per noi che scriviamo continua sempre in modo piacevole. Sì, come ha detto Alvise, noi oggi presentiamo il terzo volume di una collana che abbiamo chiamato Le Marche Sottosopra, una collana la cui idea, Eliane, a me è venuta in tempi di Covid, quando non sarebbe stato possibile riunirci neanche qui, perché eravamo un po' chiusi in casa, non si poteva viaggiare, non ci si poteva spostare da comune a comune. E noi che di solito siamo sempre state impegnate con la scrittura però narrativa, quindi la fiction, i romanzi di genere, e abbiamo detto, ma per un po' rimanere vive, attive con la scrittura, in cosa ci possiamo impegnare? In qualcosa, insomma, che premetteva una grande sfida, quella di esplorare i nostri luoghi pur non potendo proprio uscire di casa, no? Soprattutto questo per il primo volume. E nel primo volume infatti ci siamo concentrati nei sottosuoli marchigiani, toccando un po' tutte le province, Ascoli, Macerata, Pesaro Urbino e Fermo, con le cisterne romane, le grotte di Frassassi, Camerano, Osimo e così. Quindi
E il titolo di per sé un po' c'ha questa premessa sotto sopra, non perché le abbiamo sconquassate e rovesciate, ma perché le esploriamo, l'idea era quella dal sottosuolo, poi la fascia costiera nel secondo volume e i borghi in questo terzo volume. Come diceva Alvise, i comuni sono talmente tanti che non è possibile racchiuderli e non ce la faremo neanche mai a racchiuderli tutti nelle varie pubblicazioni, però abbiamo selezionato i paesi, le riserve naturali, abbiamo selezionato questi luoghi partendo un po' da quelli meno conosciuti, proprio per poterli far conoscere di più, e partendo un po' anche dalle figure di riferimento di nostra conoscenza, quindi guide turistiche, archeologi, biologi marini, insomma, cultori della materia, insomma, dell'arte, di cose così. Quindi questa è un po' la premessa. Poi c'è un editore che ci ha sostenuto. Sì, sono i luoghi della scrittura, questo è un progetto che abbiamo pensato proprio in questo modo, cioè di distribuirlo direttamente tra le persone, quindi attraverso i circoli culturali, attraverso le associazioni, le varie proloco nei comuni interessati, lo portiamo nelle scuole, incontriamo i ragazzi, organizziamo insieme agli studenti e ai loro insegnanti visite guidate, diverse dalle visite tradizionali, dalle gite scolastiche, cioè fanno proprio la giornata di scuola, in realtà la fanno nella località che scelgono. Quindi cerchiamo di portare anche un approccio alle discipline molto più divertente e meno manualistico, quindi c'è la parte storica, quella geografica, quella artistica, quella letteraria, dei personaggi legati ai luoghi, degli eventi, e vediamo che i ragazzi sono non solo partecipano tanto, ma sono i primi poi a dire allora andiamo qui, andiamo in quest'altro posto. Abbiamo scoperto soprattutto le generazioni più giovani, hanno tutti preso un aereo, sono tutti andati all'estero, hanno visitato tutti almeno una capitale europea, ma non conoscono nessuna località delle Marche. Gli parli magari dei sotterranei, della città sotterranea di Camerano o della Fano romana sotterranea, oppure dei borghi, che ne so, di Corinaldo o piuttosto che della Rocca di Mondavi, loro non sanno assolutamente nulla e questa cosa li incuriosisce. E poi un'altra cosa che abbiamo voluto fare, e in questo ci ha sostenuto anche l'associazione I Luoghi della Scrittura, che è anche editore, è riuscire a inserire in ogni volume una parentesi legata all'aspetto naturale, quindi le riserve naturali, i percorsi naturali, e abbiamo scoperto che più del 10% del territorio marchigiano è protetto, è area protetta. E ci sono delle eccellenze a livello nazionale, per esempio nel volume di quest'anno abbiamo visto, siamo stati anche alla Gola del Furlo, provincia di Pesaro, e è un'eccellenza nazionale perché è una riserva inclusiva, è una riserva che può essere visitata in ogni suo aspetto, sia quello storico, quello archeologico, quello naturalistico, quello legato alla flora, alla fauna, anche da portatori di disabilità, perché hanno la Geolette, che è una poltroncina particolare, hanno un personale dedicato ed è tutto gratuito ed è tutto disponibile durante l'anno in qualsiasi giorno, e quindi anche persone che normalmente purtroppo non hanno accesso a percorsi naturalistici perché hanno timori, hanno paura, hanno limitazioni, invece possono usufruirne, ed è stata una delle primissime la Gola del Furlo. Abbiamo scoperto che ci sono tante eccellenze nelle Marche, questa cosa ci è piaciuta, e abbiamo scelto in questa collana di usare solo eccellenze marchigiane, sia come esperti di riferimento, sia come fotografi, sia come guide, sia come studiosi, sia proprio nell'editore, nelle collaborazioni che ci sono state, quindi insomma è proprio un prodotto dedicato al territorio per promuovere il territorio, questa è l'idea insomma. Di base. E poi, sì, l'idea di base è che poi ovviamente abbiamo un po' anche modellato in base alle figure di riferimento, come dicevo, che abbiamo incontrato, perché ognuna di loro avrebbe parlato con noi, penso, per costruire un volume intero su ogni singola città, perché è così, siamo poco conosciuti come regione, ancora meno come singoli borghi, se non qualcuno li comincia un po' a emergere, però come apri le porte di una chiesa, c'è il Crivelli, apri le porte di un'altra chiesa, c'è Lorenzo Lotto, e tutte cose che non sono nelle guide turistiche più importanti, quelle insomma che lo straniero che viene in Italia va subito magari, no, giustamente, va a Firenze, va a Roma, va a Venezia, giustamente lo facciamo anche noi, però diciamo il nostro, infatti non ha la pretesa di essere una guida turistica, quindi non è solo una, perché ci vorrebbero anni, proprio anni e sponsor un po' diversi,
ma è un diario di viaggio, ossia sono i viaggi che noi stessi abbiamo fatto nelle Marche, viaggi geografici, storici, culturali, ma anche viaggi di contatti umani, perché all'interno della guida poi alla fine abbiamo citato nei ringraziamenti le varie figure che sono contattabili per chi ha voglia di ripercorrere lo stesso itinerario con quelle stesse persone con cui abbiamo noi dialogato. Sono, ecco, in forma dialogica questi capitoli, non sono capitoli della pretesa di un saggio, ma sono dialoghi tra noi, cioè persone tra virgolette comuni, normali, interessate alla storia, alla geografia, ma non esperte, con figure esperte alle quali abbiamo chiesto di parlare in maniera semplice, con lo scopo di divulgare a quante più persone possibili, insomma, la voglia, il desiderio di scoprire la nostra regione. Sono anche, come dire, programmabili, volendo, leggendo questi libri, delle piccole escursioni da fare in giornata o magari dedicarci un weekend, e trovando anche, come dire, suggerimenti gastronomici per poi alla fine della giornata. E c'è anche come riferimento un QR code, scansionando il quale potete poi accedere magari, non so, alla biglietteria delle Grotte dei Fasassi o al comune che vi indica gli orari di apertura di un museo. Quindi abbiamo voluto dare un tocco di multimedialità, perché sappiamo che tutto non si può dire, però molto altro c'è da scoprire una volta chiuso il volume. E l'idea infatti è quello di dialogare, cioè noi facciamo il viaggio, scegliamo una località, facciamo il viaggio e chi ci accompagna lo descriviamo proprio nel dettaglio, quindi dove giriamo, dove saliamo, dove ci fermiamo, cosa vediamo. La cosa bella è stata visitare determinati posti con persone che se ne occupano, con persone che le hanno scoperti. Nel primo volume, per esempio, dedicato ai sotterranei, io ho visitato una basilica paleocristiana sotterranea, 7 metri sottoterra, con l'ansia, però è stato bellissimo, a Piaggia in provincia di Pesaro, con l'archeologo che l'ha scoperta. Lei ha visitato le grotte di Frasassi con i fratelli Bolognini che l'hanno scoperta, è stata anche una sorpresa. Una sorpresa. Sì, non sapevo neanche che, né della loro, tra virgolette, esistenza, il senso, io, delle grotte di Frasassi, come si dice, la chiesa, non so, di Loreto, non vai a pensare, no, al fondatore o alla persona che ha scoperto. Invece, proprio avvalendoci di una guida di Ancona, è stata lei poi a dirci: guardate, ci sono anche i fratelli Bolognini, in questo periodo stanno qui, se avete piacere. Sono rimasta in silenzio pensando: ma non ti va? No, come non mi va? Mi va, altro che. E quindi è stata un'emozione sentirsi raccontare la scoperta delle grotte da chi, avendo 16 e 21 anni, le hanno scoperte in un'età giovanissima, quando la tecnologia non c'era, quando non c'erano le torce, quelle potenti che abbiamo oggi, una la fiammella ancora con quelle che si legano intorno alla testa. Insomma, è stato molto emozionante, e quindi per questo, diciamo, prima sono dei diari di viaggio in cui c'è questa componente aggiuntiva che è la componente umana, che effettivamente sì, è proprio questo che caratterizza, sì, i libri, la componente umana, quindi chi ha scoperto i luoghi, chi se ne prende cura, chi ti porta a visitarli in una maniera in cui non potresti da solo o comunque non penseresti di fare da solo. Questo anche nel secondo volume, dove maggiormente ci sono lungo la costa, abbiamo selezionato quello che diceva Alvise prima, sono tantissimi i comuni delle Marche, tantissimi borghi, tantissime località, non le abbiamo messe tutte. Non è possibile. Primo perché avremmo dovuto fare le pagine gialle, secondo perché abbiamo voluto proprio selezionare in maniera netta ciò che rispondeva il più possibile a tutte le nostre curiosità, proprio più coinvolgesse il più possibile tutte le discipline, quella storica, quella artistica, geografica, letteraria, ma anche di tradizioni popolari, di segreti, di leggende, di miti, di cose insomma legate anche alla gastronomia, alle eccellenze insomma del territorio. E abbiamo scoperto che anche sulla costa non c'è soltanto il turismo da spiaggia, però ci sono molte località che, oltre ad avere un ottimo litorale, hanno anche un centro storico degno di essere visitato e considerato un'eccellenza. Siamo stati a Numane, a Sirolo, abbiamo scoperto per esempio che Sirolo è considerata dal The Guardian, che è la rivista britannica tra le più autorevoli considerate nel mondo, Sirolo è indicata come una delle 10 mete d'Italia assolutamente da visitare, cioè consiglia a tutti gli inglesi, accanto a Roma, Venezia, siamo rimasti, accanto alle città che tutti quanti vorremmo visitare, c'è Sirolo. Siamo
siamo rimasti un po' così perché? Perché ci sono, è un piccolo borgo che offre le spiagge naturali protette, le eccellenze come la Grotta Naturale Urbani o le Due Sorelle, e parallelamente ha un centro storico che ha una tradizione antichissima, per cui insomma abbiamo trovato un po' di tutto. E poi ci siamo appassionati ai parchi naturali, alle spiagge naturali, abbiamo scoperto questa cosa delle spiagge naturali. Sì, 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 dedicandoci... Eravamo un po' all'inizio, diciamo, ma del mare, nel mare uno pensa che lo conosce perché noi tutti viviamo qua sulla costa, no? E quindi il mare lo conosciamo, però non è così, quando lo esplori con chi lo studia da un altro aspetto, io mi sono sentita molto in imbarazzo perché con un geologo marino, io pensavo che la figura fosse il biologo marino, per tutto il tempo dell'intervista ho detto ah, lei che è biologo marino, lui, ovviamente io sono geologo marino, che lavora al CERN di Ancona tra l'altro. Insieme a lui abbiamo visitato una spiaggia che si trova sotto Torre di Palme, che Torre di Palme un po' tutti lo conosciamo, sotto c'è la spiaggia di San Biagio, una spiaggia che io in realtà passando sulla statale avrò visto migliaia di volte, ma ero più che altro incuriosita da come mai le persone riuscissero ad andare, ad accedere a quella spiaggia lì, ma non sapevo altro, non l'ho neanche mai visitata. Invece con lui eravamo verso la primavera e siamo andati lì, non c'era nessuno, era una spiaggia veramente selvaggia. Fatto un sottopasso, uno ha l'impressione quasi di dimenticarsi di trovarsi, non so, a 2 chilometri da casa o comunque nelle Marche. Ci sono ancora quelle dune di sabbia naturali, tutte dei ciottoli un po' grandi, un po' piccoli, bastoncini di legno. E lui mi diceva proprio come, vedi, qui la spiaggia sembra sporca, no? Le persone la considerano sporca e non vedo l'ora che passa il trattore per pulire. Ma questa pulitura in realtà è la distruzione di una spiaggia. Le spiagge dovrebbero essere così perché evitano l'erosione costante, no? Qui un po' siamo tutto il litorale un po' soggetto a questa cosa, e lì invece grazie al fatto di questa che sia stata così preservata, conservata, non c'erano neanche le scogliere, il mare era aperto, libero, e proprio, non so, c'era proprio questo vento che veniva dal mare e la salsedine, e poi c'erano tutti i micro... tipo dei germogli, e mi dicono, sai, la fioritura di Castelluccio è molto nota, no? Però qui se ci passi tra 15 giorni vedrai tutta una fioritura spontanea che la gente non sa, non conosce, quindi passa sulla spiaggia, no? In grado piantine di con le loro fluorescenze di crescere, attecchire nella spiaggia, e quindi lo vedi che parlava in maniera scientifica e poi ogni tanto lo riporta, guarda, dirlo in parole anche più semplici, magari così lo possiamo poi poter trascrivere. Ma allo stesso tempo era quasi anche commosso, nel senso di lo vedevi che faceva questo mestiere con una passione unica e con un senso un po' anche di incomprensione, perché poi già sai, poi faranno la ciclabile, speriamo che non la facciano proprio in questo punto, speriamo in quell'altro. Lo vedi il territorio con gli occhi di chi riesce a conoscerlo in una maniera che magari a noi può sfuggire. Insomma, quindi è stata un'esperienza molto interessante, come quella alla Sentina, no? Che hai sperimentato. La Sentina, la riserva naturale della Sentina, sì, è bello scoprire di tutte queste aree naturali anche un po' la storia, nel senso che sono tutte frutto di battaglie di poche persone contro soggetti importanti. Ci abbiamo ospiti, bene o male tutti i parchi naturali o le riserve naturali delle Marche sono sempre il risultato, questo l'abbiamo visto girando, di battaglie di un gruppo di persone apparentemente deboli e semplici, però in realtà che hanno una forza eccezionale contro istituzioni che magari avevano previsto piani regolatori diversi, una lottizzazione selvaggia, penso al Parco del Conero, era previsto proprio lo sbancamento di non so quante migliaia di tutta la parte, insomma la deforestazione, perché dovevano realizzare un nuovo assetto stradale, un nuovo ingresso per Ancona, e lì sono stati un gruppo di residenti che hanno protestato, che hanno coinvolto casa a casa tutto un quartiere del Poggio, che è una frazione di Ancona, che poi si è estesa, insomma mano a mano, da 4 gatti che erano, sono diventate 10.000 persone, sono riuscite ad attirare la collaborazione, insomma l'attenzione della televisione, della stampa, la collaborazione di associazioni ambientaliste, e oggi c'è il Parco del Conero, quel progetto non ha avuto luogo. La Sentina più o meno è andata così, la Sentina si trova a confine tra Marche e Abruzzo, è proprio l'ultima striscia di terra, sono 2 chilometri di terra, che si trova a San Benedetto del Tronto, ma è proprietà di Ascoli, che comporta che San Benedetto non ci abbia mai investito e Ascoli, non potendo usarla, la usava come discarica, non potendo usarla da un punto di vista, diciamo, di sviluppo urbanistico, e lì scaricavano tutti i vari imprenditori ascolani, scaricavano di tutto di più, fino a quando non si sono stancati alcuni contadini della zona, perché anticamente quello era un territorio che veniva da
soltanto in locazione, insomma, ai contadini, ma parliamo veramente di persone anche anziane che hanno scatenato il finimondo e hanno cominciato le loro proteste in regione, e fino a quando non hanno ottenuto dalla regione un compromesso: bisogna bonificare il territorio, perché questo era un territorio che veniva usato appunto come discarica. Non ci sono soldi per bonificarlo, si sono attivati loro con proprio il passaparola, hanno coinvolto centinaia di volontari e quindi alla fine ci sono voluti 4 anni, ma alla fine è bonificato il territorio. Però a questo punto bisognerebbe investirci, però insomma sono riusciti, ne hanno impiegato tanti anni, ma sono riusciti a ottenere l'istituzione della riserva, che oggi è un fiore all'occhiello per noi. Quindi è tutta un'altra cosa vedere quanto ti leghi al territorio, anche partendo dalle persone, prima ancora insomma dell'aspetto storico. E questa è una cosa che abbiamo visto anche con i borghi, soprattutto con i borghi. Il problema dei borghi è stato anche la selezione, sono tantissimi. E abbiamo sofferto veramente tanto. E a molti borghi abbiamo dovuto dire no con la morte nel cuore, però abbiamo veramente cercato di inserire il meglio del meglio, e abbiamo lasciato fuori diciamo i castelli che tratteremo poi nel prossimo, e nei borghi insomma c'è stato parecchio. Nel borgo c'è stato tanto lavoro nella fase proprio tipo, perché insomma lavorare a quattro mani funziona in maniera che c'è molto lavoro a monte prima di iniziare la scrittura, no? C'è molto confronto, molto diamoci delle scadenze, cioè ok, io propongo dei borghi in queste province, Eliana in altre province, ok, poi siamo scambiate le email, erano tipo, non so, 60 buoni, sono 20 in tutto, non possiamo fare, cioè più che altro ci sarebbero voluti anni e anni per scriverlo, no? Ho detto allora cominciamo a selezionare, a vedere, e sì, e alla fine, come dire, lì è stato un po' più semplice, come dire, a riscuotere, captare, come dire, la presenza sul posto, dell'esperto sul posto, che magari erano un po' già abituati a essere intervistati in merito al proprio borgo, anche già basta pensare alla Proloco, basta pensare al direttore di un museo, insomma. Di un centro studi, esattamente. In Archeoclub. Archeoclub, assolutamente. Ci ha dato una mano grandissima in Archeoclub. Davvero, e quindi era un po' così, a differenza degli altri volumi, si è stato più semplice. Ecco, più difficile era un po' selezionare il numero, le informazioni e le cose, perché poi ogni borgo è caratterizzato, abbiamo voluto toccare un po' sia la storia, la cultura, ma anche le tradizioni attualmente visitabili, diciamo, tipo mettere la rievocazione storica, che è comunque un patrimonio, come dire, un po' impalpabile, però noi invitiamo il turista a visitare, non so, il borgo di Monterubiano, mi viene in mente durante la festa della Pentecoste, che è molto suggestivo, il borgo si veste a festa rievocando, no, questi antichi tornei cavallereschi con questo anello che il cavaliere deve saper prendere con la lancia, quindi un po' anche invitare, ecco, non sono tipo le grotte sempre lì, ma questi eventi bisogna ricavarseli un po' nel calendario, e peccato andarci magari se poi c'era il giorno prima o c'era il giorno dopo la propria visita, quindi questo. Però è stata un'esperienza anche quella molto, molto interessante, perché a Monterubiano abbiamo intervistato una guida giovanissima, neanche trentenne, e lei ci ha detto: io ho scelto i miei amici, colleghi, io potevo anch'io andare fuori a trovare altri posti, però io amo molto il mio paese e ci tengo a restare qui. E questa è una cosa anche molto, diciamo, commovente, perché diciamo allora c'è speranza, no, per questi paesi che sembrano un po' spenti d'inverno, però quando c'è una di 26-27 anni che c'ha questo amore, questa passione, e a quel punto dici andrà avanti, no, la scoperta del borgo attraverso chi ama questo borgo, e quindi ne risale alla storia e a tutto quanto, quindi è stato anche bello questo aspetto. Sì, questo è soprattutto nei borghi, e la forza vincente credo sia proprio il fattore umano. Non abbiamo a caso lasciato Civitanova per il prossimo, perché abbiamo visto che sta ripartendo con la rievocazione storica anche qui a Civitanova, quindi aspettiamo il miglior. È stata giusta la scorsa settimana. Aspettiamo il rodaggio, e quindi quando arriviamo l'anno prossimo siete già in forma, quindi ho detto ok, aspettiamo i vari aggiustamenti correttivi, quindi diamo anche un'immagine migliore. Però sì, abbiamo girato anche provincia di Ancona, provincia di Pesaro, e
abbiamo notato una differenza magari nel tipo di approccio, nel tipo di offerta turistica, nel tipo di offerta culturale, però l'accoglienza è quella, cioè è l'accoglienza tipica del borgo, dove ci si mette proprio a disposizione dell'ospite, e questa è la forza vincente dei borghi. Io ho scoperto cose caratteristiche, quindi siamo andati selezionando un po', insomma, quei posti che ci incuriosivano, un po' diversi dal solito. Nell'Anconetano io mi sono innamorata di Corinaldo, che è il paese dei matti, e si chiama così, cioè tu arrivi, benvenuti al paese dei matti, io ho detto già sono a casa, sono proprio... Quando farete Monte Cosaro scoprirete che anche Monte Cosaro è il paese dei matti, vedi? E che la patente di matto si prende anche a Materica. Quello sì, quindi... quello sì, quello me lo ricordo. A Corinaldo si prende il passaporto. E l'ho preso, le ho fatte tutte le cose, e alla fine ho preso il passaporto dei matti e andateci. Dalla scalinata che si fa di corsa, al pozzo della polenta, alla rievocazione, alla guerra col cannone di fico, al camminamento di ronda fino alla casa dei ladri, perché c'è anche la casa dei ladri dove c'è la combriccola che si riunisce una volta al mese per giocare a carte, e la persona che perde deve fare attenzione perché durante il mese successivo qualcuno a sua insaputa gli andrà a rubare in casa e quindi deve fare attenzione. Se non se ne accorge e riesco a rubargli, il mese successivo dovrà lui offrire la cena a tutti e si giocherà a casa sua. Cioè, un paese di matti veramente, però è una pazzia bella, divertente, simpatica. E abbiamo trovato, insomma, eccellenze, particolarità, salendo più su a Mondolfo, che abbiamo scelto per la copertina. Mondolfo è un borgo Marotta Mondolfo, loro ti chiamano, anche se sono due comuni differenti, però sono distanti appena 4 km e fanno tutto insieme. Perciò anche a Mondolfo ti dico, noi siamo di Marotta Mondolfo, non di Mondolfo. E anche lì le tradizioni sono tante, hanno la spaghettata, che per loro è una tradizione talmente importante che gli hanno scritto un'ode allo spaghetto, e quindi si canta in piazza quest'ode allo spaghetto, che ha avuto tutta una sua storia, e parallelamente, insomma, tutte le bellezze storiche, artistiche, archeologiche. Dicevamo, l'Archeo Club ci ha dato una grande mano, dovunque siamo andati, se c'era una sede di Archeo Club abbiamo potuto vedere di più di quello che avremmo visto da soli e scoprire anche documenti storici alla mano. Abbiamo fatto un percorso veramente bello, bellissimo. Il Maceratese, Monte Cassiano, Treia, abbiamo Piora, così siamo arrivati. Sì. E qualche eremo, no, in realtà, quel tipo il nostro piccolo Tibet delle Marche, ossia il Cito, che adesso è diventato prima un luogo poco conosciuto, adesso la persona con cui ho avuto il piacere di parlare mi ha detto la domenica non si può entrare, cioè le macchine arrivano fino a giù, perché è davvero... E questo Tibet delle Marche io pensavo che fosse solamente per la posizione particolarmente, cioè, in alto e dominante rispetto alla vallata. In realtà c'è stato proprio un festival, diciamo, in omaggio di un noto fotografo di Maceratese, che aveva scattato diverse fotografie all'inizio del secolo scorso proprio in Tibet, quindi era proprio un fotografo escursionista, e lì ci fu una celebrazione proprio con i veri monaci tibetani. Da lì è nato il piccolo Tibet delle Marche, e che è molto suggestivo poi questo silenzio che c'è, questo magari lo visitiamo infrasettimanalmente per goderne appieno l'autenticità. E sotto c'è San Severino, meravigliosa, le lame rosse nel Maceratese, insomma, veramente ci si potrebbe programmare le prossime 10 vacanze nelle Marche, penso, anche di più. Diciamo che sia un po', c'è un po' di tutto, è un po' un distillato di tutto quello che c'è, magari in grande, in altri luoghi d'Italia, qui c'è un po' di tutto, in piccolo, ma c'è un po' di tutto. Era un po' la regione dei piccoli incanti. Dovunque siamo andati ci hanno detto, questo è il territorio dei piccoli incanti. Piccoli, però sono incanti. E anche l'attaccamento al territorio è una cosa che ci è piaciuta, cioè trovare persone, soprattutto ragazzi, giovanissimi, attaccati al proprio territorio. Questa cosa ci è piaciuta. E sia perché abbiamo visto che comunque quando il territorio dà, il ragazzo poi ci rimane dopo che ha studiato, magari ci torna, ci investe di suo, o si mette, magari inizia la carriera politica, o comunque fonda un'associazione, si occupa del territorio. L'associazionismo probabilmente è la forza vincente delle Marche. Monte Cassiano, che è un paese piccolissimo, non fa nemmeno 5.000 abitanti, credo, ha 80 associazioni, cioè
però vuol dire che il tessuto sociale è vivo, nonostante il numero esiguo di persone è vivo e fanno veramente di tutto di più, e questa è una cosa che tiene anche le nuove generazioni e che farà la differenza rispetto magari ad altri territori che stanno un po' scomparendo. Noi stiamo andando a manetta, se tu hai una curiosità fermaci, perché qui ci dovete sparare, se hai una curiosità domanda. Allora, anzitutto abbiamo citato la revocazione storica, io faccio parte direi chiaramente del comitato che l'ha fatta rilanciare dopo Lovattaiò, che purtroppo molto tempo fa, più di 15 anni fa, improvvisamente dopo 7-8 edizioni è venuto a mancare. Adesso siamo ripartiti con questa nuova rievocazione partita l'anno scorso, lo Gran Guasto dello Porto, e poi quest'anno con la variazione l'elezione del Podestà c'è stata giusto la settimana scorsa. E volevo intanto, se non me lo scordo, omaggiare le nostre due relatrici del Marone d'Argento che abbiamo coniato in occasione della rievocazione. Da una parte c'è San Marone, la fanciulla e il drago, dall'altra abbiamo distribuito gratuitamente alla rievocazione. La prossima anno ci sarà il Marone d'Oro, ma sarà a pagamento. E Civitate Nova dall'altra parte, quindi Porta Marina da una parte e San Marone dall'altra. Poi il presidente del Moletto non lo vedo, arriva, ma arriva. Daremo anche a lui moneta sonante, perché è di metallo. Sì, qua non sono. Però ecco, l'abbiamo grazie, voluta. Sì, carina, insomma, è una cosa. Quindi, giustamente quello che state dicendo voi è vero, ci sono 100 borghi, ci sono gli archeoclub, ci sono i centro studi. Ci sono quelli che hanno deciso di restare, quando hanno detto c'è qualcuno che ha deciso di restare, io sono uno di quelli che ha deciso di restare, per esempio, nel senso, io sono, c'ho 7 fratelli, siamo 7 fratelli, sono rimasto solo io a Civitanova e mi occupo di tante iniziative, prima con l'Arco Club, adesso anche col centro studi, perché in effetti l'attaccamento al proprio posto, come si dice, la proloque per il posto, per il luogo, il genius loci, lo spirito del posto, fa sì che ci sono tantissime sfumature, delle volte anche un po' campanilistiche, perché io vengo da Civitanova Alta, questi vengono dal porto, quegli altri da Fontespina, quelli di Santa Maria Apparente, poi proprio siamo tutti lo stesso comune, cioè, capito? Però c'è ancora questa differenza che se uno viene da un quartiere piuttosto. Noi siamo poi divisi proprio in due centri demici differenti e quindi da noi è un po' esasperata la faccenda del campanile, cioè questi hanno Cristo Re, questi hanno Cristo Re e noi abbiamo Porta Marina, quindi ecco il presidente, così l'omaggio della moneta. Questa è anche la ricchezza, però naturalmente, come hai detto voi, Monte Cassiano, 5.000 abitanti, 80 associazioni, e poi comunque ci sono bellezze incredibili anche in borghi così piccoli, c'è il della Robbia eccetera, che avete visto in giro. Quindi sicuramente adesso, non so se io stavo di là, ho fatto qualche foto, forse le immagini adesso che c'è un po' più ombra si riescono a vedere meglio, non so se sono state fatte proiettare, sì, un po' però, si vede un po' si vede gli spunti sono tantissimi, come dicevano loro, tante volte ci passiamo davanti 100 volte, sì, e poi finché non le apprezziamo. Presto, mi piacerebbe che, oggi non siamo tantissimi, però che se qualcuno può darci una testimonianza del proprio piccolo borgo da cui, a cui è legato o da cui viene, perché magari non siamo tutti oriundi di Civitanova, siamo tutti da 7 generazioni civitanovesi. C'è qualche borgo che ci potete suggerire, anche non marchigiano eventualmente. Per esempio i miei, io sono nato a Civitanova, ma i miei vengono da Maranello. Quindi ecco, il borgo è abbastanza famoso perché ci sono quelle macchine rosse che una volta vincevano. Veniamo da lì. Però per il resto, voi tutti civitanovesi puro sa. So che Luca è Pievitorina, no? È un altro borgo. Pievitorina. Degli avi, diciamo. Io sono nato a Siena, da madre toscana e padre umbro, ho girato un po' l'Italia, quindi ho una parlata che è abbastanza neutra. Però gli antenati da Pietorina. Gli antenati, sì. Pietorina non l'avete ancora. Non l'abbiamo ancora citata, no. C'è un bellissimo museo di arte e tradizioni popolari, adesso chiuso purtroppo per il terremoto, però Pietorina è stato un po' il dramma, ci sono stati dei borghi che non abbiamo potuto inserire perché effettivamente
dopo il terremoto sono inagibili, siccome comunque vorremmo proporre posti che le persone poi già una volta che hanno letto lì, domenica andiamo, partiamo e andiamo perché in un'ora si arriva e possiamo fare questo giro, quindi magari ci ritorneremo e li inseriremo più avanti. C'è un sindaco molto attivo che sta cercando, sì, che sta cercando di rilanciare un po' il borgo, perché come giustamente dice, borghi in cui ci sono sindaci che hanno meno di 30 anni e che sono pieni di idee, di progetti, di entusiasmo pazzesco. Assolutamente, che poi questo sindaco ha avuto il record italiano di votanti, è stato votato al 95%. In momenti quindi, di astensionismo, quindi insomma sembra significativo. Sì. No, volevo sapere se avete sicuramente visto i teatri storici. Assolutamente sì. Allora, le Marche sono è la regione dei teatri, dove anche un paesino piccolissimo ha un teatro. Io sono stata a Mondario, dove c'è un gioiello di teatro, si chiama Apollo, fa 120 posti, quindi è veramente piccolo, è una bomboniera meravigliosa, ma bello, proprio bello. Questa è la regione dei teatri storici, li abbiamo visti, li abbiamo anche quelli selezionati. I teatri che hanno non soltanto mantenuto la struttura storica, ed è un investimento per il comune, però è un investimento necessario, oserei dire, hanno recuperato i sipari storici, abbiamo trovato delle cose meravigliose da Riva Transone a Offida, a Treia, a Mondario, appunto, salendo ne abbiamo trovati delle cose, sono incantevoli. E poi scendono a Fabriano, c'è un sipario che ti scendono piano piano lentamente, 40 minuti perché non si deve rovinare, ma è meraviglioso. E sono sipari storici dipinti da artisti eccezionali che riportano fatti storici del posto importanti che hanno segnato la storia, tipo quello di Treia è proprio quello legato al sacco di Montecchio, che era l'antico nome di Treia, quindi sì, insomma, la parte dei teatri l'abbiamo fatta anche con piacere. E più il borgo è piccolo, e più il teatro se ne prende cura il custode, che tiene più al teatro che alla famiglia sua, e quindi vedi che lui conosce la storia del teatro e quindi ha conosciuto tutti gli attori, registi, cantanti, lirici, ma famosissimi del repertorio italiano, li ha conosciuti tutti, lui vive lì, se sente uno scricchiolio già sa che è un problema di cambio di scena e lui deve andare a prendersene cura, non torna mai a casa, dorme lì e te lo dice, no, io ho la mia stanzina, sto così. E anche questo fa parte dell'attaccamento al territorio, no? I teatri sono veramente una ricchezza di San Benedetto, delle Marche. Sto pensando alla mia città, San Benedetto, che purtroppo il teatro l'ha buttato giù e ricostruito moderno, cioè, però l'ha rifatto moderno. Però c'è un bellissimo museo delle anfore, del mare, assolutamente, quindi compensa. Assolutamente, San Benedetto è da vedere. C'è tutta la parte, anzi, questa è una cosa tipica anche delle Marche, fino al Conero c'è l'idea della condivisione dell'arte, quindi è tutto all'aperto, ci sono le gallerie d'arte all'aperto. Ci sono percorsi, voi andate a Grotta a Mare, navigate, camminate tra le opere di Pericle Fazzini. In altre città, per vedere qualsiasi cosa, si entra in una struttura chiusa, museale o comunque musealizzata, e si paga un biglietto. Tutta questa parte della Marca, dal Conero in giù, c'è l'idea proprio della condivisione dell'arte, che è bella proprio. Vuol dire non soltanto essere legati al territorio, ma voler far innamorare del territorio le persone che ci vengono. E questa è un'altra cosa che insomma abbiamo voluto evidenziare e premiare, perché l'ha fatto assolutamente. E invece poi man mano che si sale è tutto un po' più appagamento. Però poi ecco, ci sono le rocce, ci sono i castelli, c'è la Senigallia, Mondario, Gradara, però questo prossimo volume vedremo i castelli, Sassoferrato, c'è tutta la parte di Francesco di Giorgio Martini che insomma ha realizzato delle cose notevoli. Beh, quando avrete a Civitanova c'è il Teatro di Barcaro, che conserva ancora il sipario storico, c'è il sipario dell'inaugurazione del 20 luglio 1872 del pittore Luzzi di Fermo, quindi sicuramente, come lo che si diceva prima, le Marche sono la regione probabilmente più teatrale d'Italia, con questi teatri storici che alcuni piccolissimi, alcuni oggi chiusi, alcuni sono momento, splendidi, però che funzionano tutti e che hanno una stagione adesso più o meno prestigiosa, insomma, però
No, ci sono anche Fabriano, per esempio, ha una stagione notevole, le principali compagnie italiane fanno la data zero a Fabriano, perché è un teatro che riesce a coprire quasi 1000 posti. Fabriano non è un comune grande, però è un teatro notevole, quindi per loro è una platea importante come, come data zero. Quasi tutti gli artisti fanno la data zero a Fabriano e poi magari vanno in tournée a Milano, Roma, Napoli, al San Carlo e altre cose, però vengono nelle Marche a fare la data zero perché provano quel teatro che per dimensione, per popolazione, quindi anche per attaccamento alla popolazione, riesce a dargli un riscontro, un feedback, e anche per struttura che è attrezzata comunque, dal teatro più piccolo al teatro più grande sono attrezzati per ricevere qualsiasi compagnia. Leggevo sul giornale di Montalto delle Marche, che ha riaperto da poco il teatro, grazie alla collaborazione con Michele Placido, nemmeno insomma un nome da poco, e sta ripartendo addirittura la stagione lì. Questa è veramente la regione dei teatri. Beh, ci sono altre, altre curiosità, altre perché vedo che le immagini adesso un attimo si erano fermate, si vedono sempre meglio perché io lo vedo benissimo. Per il nostro operatore quella è la sentina, quella è la riserva naturale sentina. Abbiamo avuto fortuna, sì, ma perché c'è lottando bello, come ha fatto a venire l'arcobaleno? Quella è una foto di Pamela Lancioni che ha collaborato con noi e quella foto ha preso un premio. È stata, devo dire, è stata fortunata, però la sentina, da quando è recuperata ed è veramente fruibile, attira moltissimo i fotografi che vanno, cioè c'è la pioggia, si ritrovano lì ad aspettare di fare la foto dell'arcobaleno. Sì, lì alla sentina poi io so, c'è una nursery dedicata alle tartarughe, a un tipo particolare di tartaruga in via d'estinzione. Faccio la foto? No. C'è la foto, c'è la foto. L'ho presa in mano, è piccola quanto questa moneta. Eccola. È piccola così. No, non è un fratino. Allora, capisci che non ha paura di me perché io la tengo in mano e tiene fuori le zampette. No. Quello è il Cavaliere d'Italia, quello è il simbolo proprio della riserva. Che da poco la spiaggia Cintanava ha trovato un nido di fratini. Ha trovato un fucile, ecco. non l'hanno recitato per quello. Sono riusciti, grazie alla presenza del Cavaliere d'Italia, sono riusciti il comitato proprio della sentina a tenere lontano dalla sentina i vari concerti, perché già qualcuno, non faccio nomi, Giovanotti, aveva chiesto di facere. Apriti cielo, hanno fatto l'inferno, perché il Cavaliere d'Italia è da poco ritornato alla sentina, lì nidifica, e quindi assolutamente hanno fatto la guerra nera, lì non ci viene a suonare nessuno. Contando che mi sembra che nel gergo marinaresco la sentina è insomma l'acqua più pulita che c'è. La parte più sporca. La parte più sporca era detto apposta, quindi la sentina è tornata a diventare invece naturalistica. È stato un lavorone, però sì, ci ho fatto anche il bagno, sì. Hanno dovuto fare un lavorone, hanno speso tanto, devo dire, infatti ha speso anche l'Abruzzo, perché è proprio a confine, dove sfocia il Tronto e poi... Quindi va a finire ma più sicuro, praticamente. Esatto, e quindi hanno pagato in due, però sì, assolutamente sì. Questa che è invece le bacca sassi, invece non è. No, non sono i bacca sassi, quelli li ho mangiati. Questa invece che è? Questa è la salicornia. Questa è sempre simile, anche questa, volendo si cucina e si mangia. Sì, la salicornia era proprio scomparsa da quando hanno, diciamo, ripulito insomma la sentina, bonificata e resa riserva, è tornata a germogliare. Sì, anche questa si può, i paccasassi sono buonissimi. Allora, la cosa bella girando per le Marche è che abbiamo mangiato ogni territorio, ogni località, soprattutto i borghi, ognuno ha una specialità. Ne va talmente orgoglioso che vieni tu, devi mangiare qua, devi mangiare questo, mangiare quello, abbiamo mangiato. Io poi non ho detto di no. Bene, quindi grazie a Eliana e a Cristina, abbiamo scoperto queste Marche sottosopra che appunto sono più volumi, oggi hanno fatto tappa a Civitanova, ancora nel libro Civitanova le nostre zone devono essere
sondate, però ecco, chiaramente ci contatteranno, chiaramente collaboreremo, perché mi sembra che sia un'occasione importante per rivalorizzare il nostro territorio, che anche attraverso questo tipo di iniziative, magari un po' di nicchia ancora per certi versi, ma poi con il web, con internet, le presentazioni in presenza possono essere più o meno affollate, eccetera, però poi nella vetrina informatica, nella vetrina virtuale invece il panorama è virtualmente finito e quindi avrà sicuramente un riscontro più importante, anche perché adesso noi abbiamo sentito proprio la torre di Cristo Re che ha scandito le note dell'Ave Maria, sapete che è anche il nostro faro, quindi è importante che non fa soltanto da campanile ma unisce la zona, diciamo, virtuale dei marittimi. Qualche tempo prima del Covid c'era stata una bellissima idea, e concludo, che un grafico di Civitanova, Riccardo Ruggeri, aveva cercato di unire con un fascio laser, non so se vi ricordate, le due torri di Civitanova, la torre di Porta Marina con la torre di Cristo Re, soltanto che non aveva fatto i calcoli con l'autostrada e questo laser passava e abbagliava le macchine dell'autostrada, quindi c'è stato un mezzo incidente, non proprio diplomatico, perché si è fermato tutto pochi minuti prima dell'accensione, perché giustamente purtroppo, cioè, noi siamo più in alto, torre di Cristo Re più in basso, ma la linea dritta per dritta in linea d'aria andava proprio a tagliare la 14 e quindi poteva creare virtualmente ma anche fisicamente delle cose gravi, quindi è stato in ultimo momento annullato, però comunque l'idea di unire le due torri e comunque le due parti di Civitanova, le due anime di Civitanova, è sicuramente una cosa che con le vostre guide verrà rafforzato, ognuno con la propria identità, e confermato che siamo poi una sola realtà. Noi come sempre ringraziamo Giorgio che ci ospita bella struttura, ringraziamo le nostre due relatrici che sono venute dal Piceno, adesso hanno scoperto anche questa zona che non conoscevano, perché in fondo l'area portuale la vivono i marittimi, la vivono chi ha un interesse lavorativo o diportistico, però tutti gli altri, a meno che non ci sia Gustaporto, a meno che non ci siano queste iniziative qua, rimane una cosa che è un po' estranea, cioè c'è quella sbarra lì che un po' inibisce, perché se non è il telecomando che il giorno non si apre. Però vola con la testa, insomma. Però adesso abbiamo creato sempre un altro passaggio, quindi ringraziamo le nostre autrici per questo intervento. Grazie ancora. Grazie. Cioè. adesso